Largo ai giovani, ho al telefono due giovani registi, si chiamano Federico Rabacchini e Marco Scucciari e presenteranno il 25 giugno al Cinema Teatro Farinelli di Este il loro primo lavoro che si intitola Loro, giusto ragazzi? Giusto. Corretto, corretto. Allora, è un film thriller horror, principalmente ambientato sui Colli Euganei. Che è la zona da dove venite voi, per chi non sa dove è, sta in provincia di Padova. Parlateci un po' di questo vostro film. Praticamente dal 2003 che avevamo l'idea di girare un film sulle sette sataniche presunte dei Colli Euganei. Dal 2003 facciamo ricerche via internet, ci ritagliamo pezzi di giornale, ci siamo documentati, diciamo, a sufficienza per poter scrivere un copione e fare un film completamente amatoriale e autoprodotto. Che bravi, intanto vi faccio i miei più grandi complimenti, perché insomma ce ne fosse di gente così intraprendente. È stato difficile, quanto ci avete lavorato? Soltanto di riprese abbiamo fatto 11 mesi, 3 giorni a settimana, fine settimana perché lo facciamo a tempo perso, diciamo. Certo, no? Giustamente. E poi tutto il periodo del montaggio che abbiamo iniziato a ottobre del 2008, siamo partiti lentamente perché abbiamo avuto diversi problemi, comunque li spiegherà meglio Marco. Allora Marco, dimmi quali sono questi problemi che avete avuto durante il montaggio? No, i problemi che abbiamo riscontrato principalmente sono dovuti al fatto dell'audio che abbiamo registrato anche nell'ambiente e degli stessi attori che hanno interpretato i vari ruoli. Audio che è stato ridoppiato appunto per il fatto, anche per il dialetto. Ah, quindi avete chiamato altri attori a ridoppiare le parti o sono stati sempre i protagonisti? Sono sempre stati i protagonisti che si sono ridoppiati in maniera un po' più adeguata. Invece ci sono parti in cui avete tenuto anche la presa diretta, quindi? Sì, soprattutto negli esterni, per dare proprio un tocco più ricco degli effetti ambientali abbiamo utilizzato proprio la presa diretta per registrare anche gli suoni che altrimenti sarebbero stati un po' difficili da riprodurre digitalmente. Per quello che ho capito, il lavoro più lungo comunque è stato quello della raccolta delle informazioni. Diteci allora qualcosa su queste sette, perché chi non è del posto non ne sa niente. Da dove, che tipo di leggende ci sono e quali sono quelle che vi hanno incuriosito? Diciamo, è da tanto tempo che parlano che nei colli ci siano questo giro di sette, di satanismo, sette sataniche. Praticamente abbiamo fatto più di qualche escursione io e Marco, diciamo, per vedere se effettivamente quello che scrivevano sui giornali era vero o solo inventato per fare scoop. Ma tipo, dimmi per esempio una notizia che ti aveva colpito, che avevi letto, che avevi sentito dire. Quella che ci ha colpito subito è stata praticamente testimonianza di due persone che una sera, rientrando a casa, sono state fermate da due persone incappucciate. Hanno fatto salire un passeggero nel sedile posteriore, uno dei due si è accomodato nel sedile e con un coltello alla gola li ha portati praticamente sino alla porta di casa. Questo qui c'è, è una cosa testimoniata, quindi, che è successa sicuramente. Questa è una cosa testimoniata. Ti credo che vi ha incuriosito. E quindi voi siete andati in giro a cercare anche delle tracce di queste sette. Avete trovato qualcosa, immagino? Siamo stati anche incuriositi dei fatti che parlavano di delle cave dove cavavano la trachite, che trovavano cera di candela. Ah, quindi. Sì. Croci rovesciate segnate con il verde, pietre messe in determinati modi, poi parlavano anche delle rovine di un monastero che c'era in un monte. E voi siete andati a vedere quindi queste cose? Sì, sì, siamo andati a vedere tutto effettivamente, quello che era riportato nel mattino e che hanno testimoniato, cioè i testimoni diciamo, era tutto vero, queste loro proprio esistono per davvero. E infatti il film proprio si apre con una scena dove viene ripreso proprio il monastero tale e quale com'è attualmente, con proprio i segni che hanno lasciato e che sono anche freschi, diciamo. Quindi documentati. Ti faccio un'ultima domanda: perché Loro? Che significato ha per voi questo titolo? Allora, il titolo l'abbiamo scelto in particolar modo perché ci vergogniamo di definire certe persone con un nome, dare un nome per i fatti che fanno, in poche parole. Il termine Loro ci sembrava più appropriato perché è molto generico. Sì. E già indica qualcosa che è loro. Che è distante da quello che siete voi, diciamo. Esatto, dalla normalità. Quindi è un distacco, una presa di distanza da questi atti. Esatto, secondo noi è anche un titolo molto originale perché non nomina niente di satanismo, perché noi non lo vogliamo né pubblicizzare, ma neanche, diciamo, stare zitti. Sì, proprio parole, sì. Senti, allora niente, non mi resta che
invitare tutti quelli che sono della zona di Padova ad andare ad Este il 25 giugno al Cinema Teatro Farinelli. A che ora c'è la proiezione? Alle 20.30. È gratuita, giusto, l'ingresso? Ingresso gratuito, sì. Ingresso gratuito, quindi insomma andate, cerchiamo di dare una mano anche al cinema giovane. In bocca al lupo e grazie a Federico Rabacchin e a Marco Scucciari. Grazie, grazie a te. Grazie Deborah. Un saluto agli amici di Untracked. Untracked.